questo nostro incontro, convegno, il lago Trasimeno, un archivio di cambiamenti geologici e ambientali del Quaternario. In questa giornata di presentazione dei risultati appunto del programma della ricerca scientifica sulle analisi del contesto paleoambientale del lago Trasimeno. Lago Trasimeno è per la nostra comunità regionale una grande risorsa ambientale, naturale, paesaggistica e ovviamente economica. Per questo va trattato e maneggiato con grande cura, attenzione, sensibilità. Ne siamo grati all'amministrazione, alle istituzioni che hanno fatto sì la salvaguardia del Trasimeno e la necessità e l'avvertenza e la responsabilità con cui in questi anni, in questi lunghi anni, costantemente riversano l'attenzione sul bacino del Trasimeno. E non a caso siamo in questo auditorium di Passignano, poiché le indagini che oggi verranno presentate sono il proseguo delle attività che hanno portato alla realizzazione del foglio geologico alla scala 1:50.000 Passignano sul Trasimeno. La Regione Umbria, con il suo servizio geologico e sismico, è impegnata da circa 15 anni nella realizzazione della cartografia geologica, in modo da poter individuare i principali elementi di conoscenza del territorio regionale. Ha investito notevoli risorse economiche e finanziarie, nonché umane, scientifiche e professionali, continuativamente nel tempo, giungendo a disporre di una cartografia geologica di dettaglio che possiamo definire assai interessante, importante e rilevante per l'intero territorio regionale, eseguita mediante progetti regionali ma anche nazionali, coinvolgendo centinaia di geologi e decine tra università e centri di ricerca nazionali ed internazionali. Il servizio geologico e sismico della regione, oltre che produrre direttamente la cartografia, coordina i vari specialisti coinvolti nei progetti in modo da ottenere dati ed elaborati utilizzabili per vari scopi e in vari settori e campi. La realizzazione della cartografia geologica si avvale di molte e varie tecniche di indagine. Qui al Trasimeno ha utilizzato tra l'altro indagini geofisiche con tecniche e modalità realizzative anche di tipo marino-oceanico. Oggi ascolteremo direttamente per la prima volta i risultati raggiunti che, grazie al gruppo di coordinamento della ricerca e su suggerimento dell'autorità locale, verranno illustrati in maniera divulgativa. E cioè che le tecniche, la specificità, la complessità delle ricerche, questo è un nostro obiettivo, sia patrimonio delle comunità, come anche una ricerca di identità locale che faccia sì che la specificità delle comunità e del loro territorio non sia considerata un sovrappiù, ma che sia invece un elemento portante della caratterizzazione delle comunità locali.